Ehi là? C'è nessuno? Ora hai goduto della piacevole compagnia di Andrew Ryan. È lui che ha costruito questo posto e che l'ha mandato in malora. Nessuno sa bene cos'è successo. Forse è impazzito, forse il potere l'ha sconvolto. Magari ha solamente deciso che non gli piaceva la gente. Comunque sia, sono morte delle brave persone. La mia famiglia è in un sottomarino nascosto nelle fondamenta delle Fontaine Fisheries. Ci vediamo lì. Ok. Sta tranquillo, Atlas. Salverò la tua famiglia, una promessa. Stavolta vedrò di farlo da per me. È con la pratica che si raggiunge la perfezione. Accidenti, era quasi tutto completato già per conto suo. Ecco fatto. Però, magari solo un paio di questi. Uccidi i tuoi desideri, dice così? Magari sento male io, eh. Oh oh. Non è che c'è rimasta secca una sorellina. Oh, diamine. Devo salvarle tutte. Oh oh, meglio essere pronti. Mi ha sentito? Oppure no. Uncini? È un ricombinante diverso questo? Blah, mi vengono i brividi. Ma i giorni passano come il vento. Inquietante. Oh, già un Big Daddy. Avvicinarsi alle cavoli. Sorelline è un crimine. Non avvicinarsi alle sorelline. È un pochino tardi per quello ormai. Non mi piacciono quelli con troppe facce. Troppe facce. Questo però non è un buttafuori o come si chiama. Sembra più magro. Va bene, ok, se proprio dovrò farlo. Non è che abbia molte altre scelte. Dunque. Sento uno spattere d'aria. Thunder! Fai. Cavoli, è resistente questo. Che cavolo ha fatto? Ah, se l'è portata appresso. Ah, pensavo la stesse gettando via. Uccidilo. Fammi vedere la tua faccia devastata. Se c'è qualche ricombinante, magari posso controllarlo con Infuria. Ma non è nessuno. Oh, l'ho mancato. Che cos'è? Ah, una specie di mina. Eccoli là. Andiamo. No, troppo lontani. Ecco la pistola. Aiuto! Ah, accidenti, ho sbagliato! Aiuto! Ah! Mi fa male! Stai fermo, ti prego! Non voglio farti soffrire, avanti! Finiamola in fretta! Sì. Parole al vento. Oddio, la sorellina. Oh mio Dio, c'è anche questo! $12 si può fare. Ancora! Quanti diavolo ce ne sono? Di torrette qui in giro. Stai fermo. Accidenti. Dovrò fare anche questo manualmente. Uno di quelli che rallenta, va bene. Me ne serve uno che va. Eccolo qua. Giusto appunto. Ecco finito. Attendi un attimo, sorellina! Sto mettendo tutte le batisfere in isolamento fino a nuovo avviso.
Ryan ci ha fatto installare sopra una specie di apparecchio genetico. Così solo lui e i suoi più stretti collaboratori saranno in grado di usarle senza danni. I ragazzi mi hanno detto che le chiavi sono piuttosto inaffidabili. Stai ferma, piccola. Fratello, cugini. Chiunque geneticamente legato sarà libero di andare e venire come gli pare. Ne ho fatto. Sei stato gentile con le mie bimbe. Ma sei davvero nostro amico? Comunque, una bimba ti offre un regalo in segno della nostra stima. Ah, beh, è gentile da parte della Tenenbaum. Forse non è poi così fuori come pensavo. Forse è una di quelle che si è ravvedute. Meno male che ho raggirato anche questa. Padre, perché mi hai perdonato? Padre. Scusami. Ah, ecco, avevo visto giusto. Ora però devo arrivare di là. Ma che altro c'è da quella parte? Per poco non mi perdevo questo. Medico esperto? Chi mi dice il mio medico esperto? Posso farlo? Per cui perché no? Siete dei mostri. Uccidere una bambina solo per un po' di potere, fate schifo. Altre donne coi pantaloni. Non mi abituerò mai a questa cosa qui. Se non c'è nient'altro, allora dunque dovrei trovare un Gatherer's Garden. Per avere una ricompensa. Cioè la ricompensa di cui mi ha parlato la Tenenbaum. C'è qualcun altro allora? Ai poveri, all'esercito, al re, a Dio. Fammi vedere. L'obiettivo è di qua, quindi. Quante catastrofi sono iniziate. Devo stare attento però a queste mie. Pensa per te stesso. Il re e il suo popolo accendono la miccia della e noi dobbiamo sorvegliare i confini, tenerli fuori. Grazie, signore. Qua, grazie di averci salvato. Prego. Qualunque persona per bene lo farebbe. Ricompensa, parte da Tenenbaum. Questo è assai succoso. Mi piace. Ah, però dovrei sacrificarne un altro. Facciamo questo però. Chiama un Big Daddy in tuo aiuto. Fagli credere che sei una sorellina. Guardalo mentre combatte per proteggerti. Molto comodo per proteggermi le spalle. Ok. Ed anche colpo sonico e bersaglio, soprattutto bersaglio mi sa che è quello più urgente, però non posso ancora aggiungerlo perché non ho slot, quindi per cui andiamo di slot. Ah sì, cioè no, non l'ho visto, cavolo, vabbè, lo guarderò più tardi. Ah, ancora. Migliorerei salute. Anche i dardi criogeni mi piacerebbero. Non adesso però. Non ancora. Facciamo un altro slot. Serve sempre. Telecinesi, va bene. E un po' di salute che non fa mai male. Vorrei sopravvivere qui. Sono pronta per il sogno, Mr. Polo. Ma lui sì. Oto, questo che cos'è? Ah, un riposizionatore di plasmidi o qualcosa del genere? Bene, così posso far credere ai ricombinanti di essere dove non sono. Ops, quello però mi ha visto comunque, quindi
sofferenza! Non è possibile finirli in fretta. Ma che cavolo è che mi... Ah. Vediamo se riesco a correre in là, in fretta. Presto, 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 presto. Mi sa che non basta. Io ci riprovo. Ecco qua. Sfortunatamente anche questo è da riprogrammare. Oh oh. Ah, meno male. Mi era venuto un accidente per un momento. Un altro verticale c'è? Sì. Destra. Quest'aria umida qui sotto è assolutamente malsana. Dovrò farci l'abitudine, però non è che, abbia molte alternative. A meno che non voglia respirare l'acqua che c'è fuori. Ecco qua. Eretico! Ladria! Ma dove sta? Pensavo fosse solo. Chi altro c'è adesso? La sua luce risplende anche qua giù. Vieni qui, avanti, vieni qui. Che razza di tempi. Giuda! Ma esattamente dove stanno nuotando? Cioè stanno fluttuando più che altro questi pesci. Non c'è una corrente, è un acquario questo. Ha poco senso per me. Niente che possa prendere? No. Beh, qui sotto almeno qualche cosa c'è. Rettifico, qualcosa di utile. Vediamo se riesco a prenderlo. Sì, però purtroppo ne ho a sufficienza. Un cicchetto però me lo faccio volentieri. E di qua... Ah, cavoli. Non ho nessun codice, però in compenso se posso aggirarlo magari. No, qua non si va. Oi oi, la vedo grigia. Solo un cavolo di passaggio. Ok, ancora un paio. E il gioco è fatto. Timmy, Mr. Ryan mi ha chiesto personalmente di chiarirtelo. Tu ci consegni Fontaine nel suo lurido giro e finirai a scolarti pinte su al Fighting Madonna. Ma se preferisci fare il testardo, ti tratteremo davvero come un muro. Dagli un assaggio, Patrick. Qualcosa mi dice che non ha parlato alla fine. Che succede? Cambiato idea, Timmy? Timmy, ora sei pronto a parlare? Continua, Sullivan. Fai del tuo peggio. Qualunque cosa tu e Ryan pensate di farmi, Fontaine mi può fare il doppio. Aveva del fegato però questo Timmy. Chi è Fontaine comunque? Credo sia la prima volta che ne sento parlare. Di qua dove spunto? Ah no, sono venuto da qua, quindi niente. Quindi dovrò passare di qua. A meno che non ci siano altri passaggi, ma ne dubito. Chi può biasimare una donna che ama variare? Ma chi diavolo è? Sempre questi petali cadenti. Oh. No, eh. E un giorno gli uomini smisero di chiamare. Atlas, che cosa c'è qui sopra?
là? C'è nessuno? Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito per le pescherie. Col cavolo, ho detto. Ma se vai all'ufficio del caposcalo e recuperi una macchina fotografica per il vecchio Peach, potrei concederti un invito. Una macchina fotografica? Cosa è stato? Amico, sei fottuto. Che c'è? Che cosa c'è, Peach Wilkins? Peach Wilkins? La mia giovinezza, la mia rosa, la rivoglio, la rivoglio. Che cavolo sei tu? Una ballerina che lancia gli uncini, cavoli! E che cammina sui soffitti. Ah, grazie! Sangue, presto, 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 presto! Sangue, no! È scappata. Ah no, è ancora lì! Grazie, Wilkins! È troppo forte per te. Guarda sul nastro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti la ghirpa. Ora vai a prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano sul soffitto. E allora io ti farò entrare nelle Fisheries. Ricorda, giovane amico, se ti sento addosso puzza di Fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te, ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. Grazie, signor Wilkins. Ma non so chi sia questo Fontaine. Un adulto che ha paura dei fantasmi. Fontaine è morto, e lo sanno tutti. È sottoterra da mesi, e mezza città sobbalza ancora a sentirlo nominare. Cristo, persino Ryan. Lascia perdere, abbiamo un lavoro da fare. Sì, forse hai ragione. Lo so, perché lo dice la cosa. Cominciamo di già, eh. Le vanno da lui. Thunder! Forza, strap! Non basta, cavolo, sono resistenti questi qua! A quanto pare sono già al massimo con le munizioni. Ok. Pallettoni no, sono a posto anche con questi. Dunque, una macchina fotografica. Dove posso, oh cavoli, trovarla? Se quello mi lancia addosso... Il vecchio Peach sappia dove trovare una macchina fotografica. All'aria di uno a posto. Senza dubbio aspetterà che tu abbia sbrigato le sue faccende prima di piantarti una lama nella pancia. Ah, ecco. Non smetterà mai! E meno male che sembrava uno a posto, mai! Promemoria di Rapture. Tutti dobbiamo pagare le bollette e la tentazione ci tendremo via. Il fuoco per recuperare un po' di Adam. Solo non farle del male. Non è la tipa di prima, eh? Apparentemente no, però comunque se mi stanno uccidendo. E ci cascano. Vediamo un po' anche se funziona questo coso. Non ho mai provato una potenza di fuoco simile, quindi... insomma. Ho visto di meglio. No, aspetta, ma sono morti. Credevo di avergli inflitto pochissimi danni, invece. Evidentemente mi sbagliavo. Qui sono a posto, diamo un'occhiata se qui sotto c'è altro. E poi passiamo oltre. Mi sono ritrovato a camminare nel fango. Ma... prima il naufragio, poi la città dei pazzi, poi in mezzo al fango. Se finisco in una latrina, poi faccio tombo. Bisogna fare qualcosa con Fontaine. Mentre io compravo titoli di edilizia e pesca, lui schiacciava il mercato su genotipi e sequenze di nucleotidi. Rapture si sta trasformando sotto i miei occhi. Grande catena si allontana da me. Forse è il momento di darle uno strattone. Ah,
Thunder! Meno male che basta. Ok, se non c'è altro qui, almeno niente che possa accaparrare, io proseguirei. Dunque, macchina fotografica. In queste parti non sembra esserci un granché. Mine di prossimità. Ah, posso lanciarle con il... Fammi vedere un attimo. Eh sì, anche questo è molto comodo. Dovrò fare farci l'abitudine anche di conoscere tutti i tipi di munizioni ci sono. Ah, sarebbero i Big Daddy, i Mr. Bolla? Perché questo nome? Ah, accidenti, non ho il plasmide in furia. Facciamo loro il grosso del lavoro. Temo non sia possibile. Levatevi dalle scatole! Prometto, sono qua a farle del male. Quest'angelo sembra danzare. Vediamo dunque. Sì, già fatto. Preparo una trappola per il Big Daddy. Speriamo funzioni, ovviamente. Proiettili perforanti, no, pazienza, dovrò accontentarmi dei pallettoni. Thunder! Fuoco! Proviamo su quello esplosivo. Thunder! Sono proiettili perforanti per la pistola. Dai, aia! Anche questa qua. Tranquilla, tesoro. No! Tranquilla. Mi hai salvata. Dai, vai al sicuro, piccola. È pericoloso stare qui in giro, soprattutto se sei una sorellina. Oggi al porto ho visto uno dei contrabbandieri che giocava a palla. E questo mi ha sorpreso, perché le sue mani erano rimaste paralizzate durante la guerra. L'altro giorno stava scaricando la chiatta quando è stato morso da una lumaca di mare. Si è svegliato la mattina successiva e ha scoperto di poter muovere le dita per la prima volta da anni. Gli ho chiesto se avesse ancora la lumaca di mare. Per fortuna ce l'aveva. Una lumaca di mare che cura? Cara Masha, non sappiamo cosa ti sia successo. Gli uomini di Ryan ti hanno portata via dicendo che eri necessaria per la salvezza di Rapture. Ma come fa una bambina a salvare una città? Ma vedo quelle ragazzine sbucare da quei condotti. Spero solo che un giorno tu possa sbucare da questo e trovare questo appunto. Ti cerchiamo, ma se puoi, raggiungici al Fighting McDonald, stanza 7. Il codice d'entrata è 7533. Ci manchi, tesoro. Chissà che fine ha fatto questa Masha, spero si sia riunita con i suoi genitori. È un po' una vana speranza, eh.